Amici, ma soprattutto amiche cosplay, bentornate nel nuovo episodio di We Love Cosvideos, l'intervista cosplay. Nell'episodio di oggi mi sposterò a Mentano, un piccolo paesino in provincia di Roma, per andare a intervistare... Salve a tutti gli amici della Cosvideos, sono Enrico Luca Milardi. Forse uno dei migliori cosplayer di Wolverine. Faccio da 20 anni la guardia giurata. Sono un appassionato di cinema, di fumetti americani, giapponesi, italiani, dalla più tenera età. Il cosplay è l'arte di rappresentare un personaggio dei fumetti, dei film, dei videogiochi nel miglior modo possibile. Il cosplay per me è, come dice la parola play, gioco, perché per me quello è rimasto dopo anni, un gioco con cui conosci persone che hanno la stessa passione, i tuoi stessi interessi. Penso che non si ristringa sempre tutto sulle fiere, ma anche al di fuori di questo. È stata Romix, non mi ricordo se è il 2008 o 2009, l'ho sempre fatta in solitaria fino ad aprile del 2013, quando tramite un collega appassionato di fumetti mi dice: guarda, stanno organizzando una foto di gruppo Marvel a Romix. Io mi sono presentato all'orario stabilito su Facebook, ero l'unico Wolverine presente, non mi conosceva nessuno, ero uno sconosciuto per loro, non facendo parte del loro gruppo iniziale. Dopo qualche mese decido di iscrivermi a Facebook, vedo i tag e contatto tutte le persone e ho scoperto che ero ricercato da tutti, perché nessuno mi conosceva, nessuno sapeva chi fossi, come mi chiamavo, il mio numero cellulare. Addirittura c'era scritto che forse abitavo nei boschi fuori Roma e non avevo contatto con le persone. Ho iniziato a fare cosplay perché mi ero stufato di acquistare fumetti in fiera, in quanto adesso il territorio è talmente coperto da fumetterie che sinceramente andare in una fiera per acquistare fumetti o gadget mi sembra talmente inutile, e poi rimane sempre una mia opinione. Fino ad oggi, con il cosplay di Wolverine, ho vinto premio come miglior personaggio maschile a una prima edizione in una fiera della Dispoli Comixpoli. Secondo premio l'ho vinto insieme al gruppo Marvel, quindi un premio di gruppo, come miglior gruppo cinematografico indetto da Cinecittà. Il terzo premio l'ho vinto ad un contest a Roma Est col gruppo degli X-Men. Sinceramente, quale sia il miglior premio non ve lo so dire, sono tutti importanti. Prima di salutare il nostro amico vorrei porgli un'ultima domanda. Veramente non lo so, se me l'avessero chiesto qualche tempo fa avrei parlato di 1000 fiere e 1000 progetti. Adesso praticamente vi posso dire solo una cosa, tabula rasa. Ringrazio e saluto l'amico Enrico per avermi concesso un po' del suo tempo libero. Saluto tutti gli amici della Cosvideos, ringrazio il mio amico Andrea Pierini che ha dedicato tutto questo tempo a me, alla prossima. Amici miei, adesso è veramente tutto. Se vorrete ci vedremo nella prossima fiera, oppure nel prossimo episodio di... Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono Anna, mi chiamo della sede centrale di Vodafone. No, la ringrazio, arrivederci.